Vai. Ciao a tutti, io sono Federico, sono presente insieme a Davide Grazianculè, ma anche Grazio, come appena detto la presentazione, e in questa prima ora che faremo devo presentare dei compiti anacodici. Questo è il periodo un po' più difficile per la circolazione in auto. Cercare di darmi una più sospetto fatta in casa, una cosa molto semplice, nulla di complicato. Infatti sto già preparando quello che sarà il nostro primo punto, che è stato un esempio e che possiamo già cominciare a preparare. Naturalmente quello che abbiamo è un contorino con dell'acqua semplice che abbiamo messo a riscaldare. Quello che adesso andiamo a fare, grazie a mille, grazie e a mettere nei pezzi, in questo caso di zenzero, può essere anche una scelta, un utilizzo di comunicare al pezzo, può essere la briglia, può essere il cardiofono, la cannella, questo servirà un tanto per avere la base di quello che sarà il nostro software. Grazie Luigi. La procedura è molto semplice, si cerca di poter personalizzare il gusto a scelta personale, andando a curare o a diminuire quello che è la qualità dello presente, prendendosi di più il senso o meno a seconda dei gusti, quello che sarà il prodotto finale, in questo caso di scenario. Il tempo necessario di lasciare un'infusione, di solito è una mezz'oretta, se parliamo di un prodotto più coniacio, quindi è difficile da estrarre proprio le essenze, i gusti, i crescenti attivi del nostro stesso. Dopodiché faremo una cosa molto semplice, lasceremo raffreddare il nostro preparato in base all'acqua automatizzata. Semplicemente possiamo andare a scegliere quello che sarà il prodotto che abbiamo iniziato a utilizzare per la preparazione del nostro prodotto. Il più facile, quando lo vedremo dopo, è una cosa che è una soda, che è un'acqua automatizzata sodata. Ora andiamo a vedere quello che è la preparazione del scenario del proprio. Preparando la nostra base, andiamo a prendere la nostra sciogliere il nostro prodotto, fino a portare la dolcezza che è operata che noi anche qui abbiamo la possibilità di scegliere ancora prima di fare una base fatta in casa di quello che è il zucchero liquido. Il zucchero liquido può essere fatto con un utilizzato in casa con una porta 1-1. Questo però non ci dà una vita che vuole fare lunga. Infatti le sale che non cresce potrò fare un rapporto 2-1 che sicuramente fa una vita molto allungata al nostro prodotto. Se in questo caso invece abbiamo utilizzato direttamente la nostra acqua utilizzata da tempo, sarà sufficiente non fare un tutto di più non per quello che è il nostro rapporto personale.
sale, dolcezza, e dare a Carlo dell'acqua. Sicuramente è la prima volta, è la più difficile trovare il gusto disperato, ma già la seconda per fatico sarà facilissima. Quello che di solito spiego è l'utilizzo di un rapporto 1 a 10 tra la quantità di acqua e il peso grammi della nostra specchia. Chiaramente qui però entrando una difficoltà che è quella di conoscere la quantità di specchie che andiamo a utilizzare. Lo stesso risultato. A questo punto, visto che abbiamo
il nostro prodotto di base, andiamo a preparare un cocktail. Proprio analcolico. Utilizzando lo sciroppo di zenzero che abbiamo appena preparato. Una base di lime, in quanto lime è un prodotto che riesce a equilibrare molto bene la stabilità del nostro cocktail. Veramente per velocizzare tutti questi passaggi anche al locale utilizziamo lo spray agrumi, prepariamo il contenitore necessario per la serata e andiamo a versarlo in un'altra spusa. Versato il nostro lime, andiamo a versare il nostro sciroppo di zenzero. In questo caso vado a utilizzare una quantità pari a circa 20 ml. Del succo di ananas, meglio se fresco, quindi andando a prendere dell'ananas fresco, pulito e inserito all'interno di una centrifuga e quindi un succo fresco di ananas. Aggiungo una quantità pari a circa 60 ml. Ovviamente io ho delle misure che possono essere personalizzate, una dieta che si può aggiungere più ananas o più zenzero di lime, in base a quello che è il gusto personale. Fatto ciò, andrò a shakerarlo. Abbiamo la possibilità di filtrarlo, chiaramente sarebbe meglio, in quanto come si parlava prima di avere il succo di ananas fresco, avremo all'interno dei filamenti che magari per il nostro cocktail potrebbero togliere una liquidità. Andiamo quindi a filtrarlo attraverso il bastino. Ciò, se abbiamo la possibilità di avere il nostro sifone e quindi aver preparato la nostra soda al gusto di zenzero, andiamo a versarlo, altrimenti più semplicemente una bottiglietta di ginger ale. E poi è pronto. Veramente un viso molto ghiaccio, questo perché fa parte un po' del nostro mestiere mettere il ghiaccio. Pardon. Il viso del ghiaccio però non è a caso, non è un prodotto che viene utilizzato per ridurre la qualità, per la preparazione del nostro drink. In realtà dà una temperatura molto utile a quello che è il consumo e al piacere proprio del palato. Una dieta che si possa invece fare in coppetta andando a fare lo stesso procedimento però senza ghiaccio. In questo caso per abitudine comunque andiamo sempre a freddare in coppetta, dopodiché togliamo il ghiaccio. Ok, questo lo spostiamo, cosa facciamo qua?
Ci abbiamo appena parlato di cocktail in coppetta, andiamo a preparare la tua drink, come è ancora un buono, forse anche più facile da preparare, andando sempre a raffreddare il nostro bicchiere. Questo è un po' più difficile da bere, perché con le coppette così si rischia sempre di forzare. Per concludere i nostri tre cocktail alcolici, andiamo a preparare un altro cocktail, in questo caso andando a non usare lo sciroppo di zenzero, ma lo sciroppo di vaniglia. Lo sciroppo di vaniglia naturalmente l'ho fatto allo stesso modo che ho preparato quando
a vedere prima la preparazione del nostro Shurapu Zenger. In questo caso, senza complicarsi la vita, non utilizzo le macchie di vaniglia, ma vado direttamente a mettere in infusione i semi che abbiamo già in commercio pronti, e oltretutto si semplifica anche quello che è la preparazione, in quanto la vaniglia necessita di un periodo ancora più breve di infusione per estrarre il gusto che ci serve. Tutto un piccolo consiglio: conoscerò come vaniglia, è sempre meglio utilizzare e agitarlo, in quanto i semi che danno il gusto devono essere presenti all'interno del nostro sciroppo, vanno sul fondo e agitandolo in un indicato modo tale che quando andiamo a versarlo sia presente poi anche il gusto nella vaniglia, altrimenti rischiamo di avere semplicemente un sciroppo di gusto. Un po' di ghiaccio, sempre la nostra base di lime, quindi a versare per riuscire il nostro sciroppo di vaniglia. Le dosi sono più o meno sempre identiche, anche in questo caso lo sciroppo di vaniglia che ho inserito nel nostro shaker è sempre di 20 ml per andare il giusto più o meno standard di misurato. Come vi ripeto, come ho detto prima, si può rilanciare secondo il proprio gusto. Mettiamo ancora del succo di mela, in questo caso rispetto a prima mettiamo una quantità inferiore perché è un gusto che vogliamo dare diverso, quindi leggermente più dolce, meno acidulo rispetto a quello di prima. Se avessimo della menta potrebbe essere un gusto un po' più fresco e reale, in base alla menta del periodo di aver estratto può essere interessante, in questo caso è proprio difficile, non la mettiamo, e se finiamo con una cioccolata. E concludiamo, a scelta personale, quello che è la preparazione o del nostro soldato di ginger ale, oppure, in questo caso lo facciamo,
qui siamo fermentato di senso. La differenza del ginger ale, ginger beer è un prodotto che è nato come una bevanda alcolica, a base di birra e zenzero. Questo era un prodotto tipico inglese un bel po' di anni fa. Visto la sua, il suo interesse per anche i giovani, man mano nel tempo hanno ridotto la parte alcolica della birra ed è rimasta solo la parte fermentata dello zenzero. Ed è bravo, in questo caso invece è un gusto molto più intenso. Deve essere un amante al senso qui vedere, perché veramente è un'esplosione in bocca molto forte e non a tutti piace. In questo caso è equilibrando la cronicosta perché ha una parte leggermente più dolce e sarà più facile. Va bene, abbiamo visto tre cocktail molto semplici, ma quello che ho cercato di dare è un consiglio su qualcosa di facile per cui adesso possiamo preparare anche a casa. Io adesso vi ringrazio e vi saluto, dando l'appuntamento a tra poco, invece prima dobbiamo fare quello che è la miscelazione del 700 e del 800 fino ad arrivare ai giorni nostri, dove vedremo un po' il classico, preparato in maniera un po' più esibizione, un po' più scelta.